Un nuovo video dedicato alla teoria sulle tecniche di respirazione. Oggi parliamo di una respirazione particolare che è stata già mostrata da Simona all'interno di un video tutorial, ovvero la respirazione paracadute. Una respirazione, una tecnica poco conosciuta, che però è molto utile perché proprio dal termine che la caratterizza è una tecnica che ci permette di rilassarci quando ci troviamo in condizioni di difficoltà. Chi l'ha inventata ha fatto questo esempio. Questa è una tecnica che io ho studiato, ho creato perché proprio come un paracadute ci evita di schiantarci al suolo, allo stesso modo questa tecnica dovrà aiutarci a mantenere stati di calma e di pace fisica e mentale superiori, in modo tale da poter affrontare tutte le nostre sfide e soprattutto lo stress giornaliero. Ma come si esegue la tecnica della respirazione paracadute? Ci si mette in posizione o sdraiati con le gambe flesse o nella stessa posizione in cui Simona ti ha spiegato nel video tutorial. Si inspira per 2 secondi, si blocca poi il respiro per 3 secondi dopo aver preso aria, si inspira nuovamente per 2 secondi. Si blocca di nuovo per 3 secondi e poi si espira per 8. Come al solito è una tecnica che, come vedi, si focalizza sul tempo di espirazione, che deve essere almeno doppio al tempo di inspirazione. Infatti qui abbiamo due fasi ispiratorie, 2 secondi più 2 secondi e sono 4. L'espirazione va a doppiare appunto questa somma di questi due tempi, quindi diventa di 8 secondi. Cosa molto importante, va effettuata soprattutto nella seconda parte della giornata. Vedi, qui ho reinserito di nuovo lo schema di attivazione e disattivazione del nostro corpo. Nella prima parte del giorno dobbiamo essere più attivi, nella seconda parte dobbiamo rilassarci. Quindi, se siamo soprattutto delle persone, o se sei una persona che tende ad essere troppo iperattiva nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, di sera o di notte, fa fatica a dormire, questa è un'ottima tecnica per poter rilassare la tua mente, per poter rilassare il tuo corpo, facendo affidamento sulla stimolazione del nervo vago, quindi è fondamentale. Ritorno di nuovo un attimo indietro perché mi sono reso conto che dovevo chiedere un punto importante. L'espirazione, pertanto, è la fase respiratoria migliore, soprattutto quando è lenta e prolungata, per poter stimolare il nervo vago, quindi anche questa tecnica si focalizza soprattutto sul tempo di espirazione. Esecuzione ottimale 5 minuti, però se sei una persona che ha delle difficoltà a respirare perché vieni da anni di stress, di ansia, o comunque sei una persona molto sedentaria, quindi probabilmente il tuo diaframma non è più abituato a lavorare in un determinato modo, all'inizio 5 minuti potrebbero essere troppo faticosi, perché anche quando si respira si mettono in moto una serie di muscoli che, se non utilizziamo da tempo, poi possono risultare troppo affaticati se respiriamo per troppo tempo. All'inizio puoi partire da 2-3 minuti e man mano che avrai acquisito consapevolezza e confidenza con questa tecnica, potrai spingerti oltre, completare il tempo arrivando a 5 minuti o addirittura fare anche qualcosa in più. Ti ringrazio ancora una volta per aver visionato questo video teorico sulle tecniche di respirazione e di rilassamento dedicate al nervo vago. Come al solito, un like, una condivisione, un commento e, se mi stai seguendo dal nostro canale YouTube, attiva la campanella delle notifiche. Iscriviti al canale. Ciao!